I vantaggi dell'utilizzo della tecnica degli scaffold riassorbibili rispetto alla tecnologia attualmente disponibile sono vari. In primo luogo, generalmente potremmo dire che rispettiamo maggiormente la fisiologia del vaso che andiamo a trattare, perché inseriamo qualcosa che scompare nel tempo, quindi non ingabbiamo il vaso in una struttura metallica fissa che rimane per tutta la vita nelle coronarie. Questo ha molte conseguenze. La prima conseguenza è che una volta che scompare nel corso dei mesi, direi a 2 anni di distanza, 24 mesi, lo scaffold che abbiamo impiantato, il paziente è libero da dispositivi all'interno delle coronarie e quindi non ha la necessità della terapia antiaggregante a vita nel caso in cui fosse obbligato a sospenderla. Un secondo meccanismo è quello, sempre nel rispetto della fisiologia, è quello del ritorno della vasomotilità in termini di vasocostrizione e vasodilatazione. Quindi lo stent, lo scaffold riassorbibile, consente al vaso una motilità, cosa che gli stent metallici non consentono. Altre effetti a corollario di quello che abbiamo detto sono il plaque capping, che vuol dire che nel caso in cui si mette uno scaffold su una placca soft, quindi a rischio di rottura, inserire qualcosa che la ingabbi temporaneamente e consenta la riutilizzazione fa sì che questa placca con la superficie sottile invece venga stabilizzata. Un ultimo meccanismo che ancora va dimostrato, ma di cui esiste già una certa evidenza nella pratica clinica, nel confronto con la tecnologia metallica, è quella della diminuzione dell'angina, cioè i pazienti hanno meno angina anche senza ristenosi, cosa che invece si verifica con gli stent metallici, probabilmente per l'effetto complessivo e cumulativo legato a questa vasomotilità, al plaque capping, al caging dell'arteria, che sono tutti fenomeni che determinano alla fine probabilmente anche un ridotto tono vasomotorio a livello distale responsabile dell'angina. Il registro GHOST è fino ad oggi il più grosso registro multicentrico retrospettivo, che ha le limitazioni e i pregi di un registro, è quello di riflettere la popolazione reale e quindi un vero registro real world, e ha dato delle informazioni molto molto importanti che vanno inquadrate in maniera corretta. Il primo messaggio è che lo scaffold può essere impiantato in qualunque tipo di lesione coronaria, purché la dimensione dello scaffold rispetti o si incroci bene, si sposi bene col diametro dell'arteria. Per poter far questo è necessario che ci sia una molto attenta preparazione dell'arteria in termini di determinazione del calibro dell'arteria e preparazione della lesione, che deve essere ottimizzata prima dell'impianto dello scaffold. Successivamente, una volta impiantato lo scaffold, è indispensabile la post-dilatazione. Diciamo che lo scaffold non deve essere a posto, ma deve essere immerso nella parete dell'arteria per ridurre i fenomeni che invece sono stati osservati quando lo scaffold non viene impiantato correttamente, nominalmente la trombosi. I risultati nel mondo reale, che comprende biforcazioni, occlusioni croniche, tronco comune, 300 e passa biforcazioni in questo registro, sindromi coronariche acute in quasi il 50% dei pazienti, oltre il 50% dei pazienti con lesioni di tipo B2 o C, quindi lesioni complesse, molto complesse, i risultati sono soddisfacenti, essendo la target vessel failure inferiore al 5%, con una mortalità inferiore al 2%, quindi è importante sapere che questo scaffold è sicuro ed efficace anche nelle lesioni complesse. L'unico neo, che è legato proprio al fatto che abbiamo imparato quello che non bisogna fare e quello che bisogna fare, è la trombosi dello scaffold, che si è manifestata nel 2,1% dei casi, ma se guardiamo la landmark analysis, cioè il tempo di comparsa della trombosi dello scaffold, vediamo che il 70% capitano nella prima fase subito dopo l'impianto, quindi a testimonianza di un difetto di tecnica, mentre solo lo 0,6% delle trombosi si manifestano dopo un mese. Quindi il messaggio finale qual è? Lo scaffold può essere messo ovunque la coronaria è in grado di accettarlo, purché sia ben preparata la lesione e purché sia ben post dilatato lo scaffold una volta impiantato. Secondo messaggio chiave è: se vogliamo evitare la trombosi dello scaffold, cosa assolutamente evitabile,
dobbiamo rispettare queste regole. Nell'esperienza personale del mio centro, dove abbiamo impiantato quasi 700 scaffold, il tasso di trombosi è dell'1% a un anno, quindi a lungo termine oramai, e si sono manifestate soltanto nella fase acuta periprocedurale, a testimonianza di errori procedurali o di sospensione precoce della terapia antiaggregante. Quindi il messaggio è assolutamente positivo, propositivo e di sviluppi futuri sicuramente interessanti nell'interesse del paziente.